Buonasera, bentrovati a RTTR Volley in via del tutto eccezionale di martedì sera. Ieri lunedì di Pasquetta abbiamo assistito a gara 2 di semifinale playoff con la splendida vittoria di Trento alla BLM Group Arena. Trento che si è portata così sul 2-0. Questa sera ne parleremo con uno dei protagonisti di questa vittoria, di queste due vittorie in realtà, perché noi ci siamo visti lunedì scorso e quindi abbiamo due successi per 3-0 su Civitanova da commentare. Lo facciamo con il centrale di Trento, Zrečko Lisicnac. Ciao Zrečko. Ciao, buonasera. E ringrazio per la sua presenza anche il nostro giornalista che si riprende il suo spazio il martedì sera dopo l'edizione di RTTR Volley Femminile. Bentornato Andrea Grazie, grazie Cobb. a voi. Oggi però parleremo di volley maschile ovviamente, con te faremo anche un po' il punto sulla Serie B che si è fermata per questo fine settimana pasquale nella parte finale di trasmissione, dunque spazio anche alla Serie B, ma cominciamo subito dalla Superlega. Zrečko, che partita anche ieri sera, insomma due successi per 3-0 davvero incredibili. È vero, siamo molto contenti che le prime due partite abbiamo vinto in 6 set solo. Sappiamo forza di loro e sappiamo che questo tutto non è finito, che dobbiamo continuare a stare attenti e giocare punto per punto e provare a vincere prima possibile. Ma come ho detto, siamo consapevoli di loro forza e sappiamo che anche questa serie può stare più lunga. Dobbiamo giocare come abbiamo giocato adesso, molto concentrati in tutti i nostri elementi del gioco e provare a vincere le prossime partite. Ieri, rispetto alla partita di Civitanova, come ti è sembrata anche la reazione della Lube rispetto al vostro gioco? Loro sono iniziati con. Sappiamo che loro hanno molta forza in battuta e sapevamo che loro fanno provare in questo modo a fare differenza. Qualche volta hanno sbagliato, qualche volta erano un po' sfortunati, ma secondo me anche nostra reazione, la loro reazione era anche buona. Secondo me è difficile adesso dire quando vinci in 3-0 che partita era difficile, ma noi tutti sappiamo quanto energia e quanto lavoro abbiamo messo in questa gara e che era tutto solo non facile a vincere questa partita. Sicuramente adesso terza partita sarà ancora più dura per noi e andiamo lì, sicuramente loro non hanno niente da perdere e vanno a giocare sicuramente il loro miglior pallavolo e noi dobbiamo stare pronti a rispondere. Ecco, rispetto, diciamo, appunto all'assenza di Osmani Wantorena, Andrea, secondo te questo quanto ha influito su queste due vittorie dell'ITAS? Beh, influisce, la mancanza di un giocatore così influisce sempre, ma ha influito per tutta la stagione di Civitanova, visto che praticamente non ha mai giocato in questo campionato. È vero che Civitanova ha dei signori cambi, se pensiamo insomma a Jant, un giocatore molto giovane, ma che ha fatto vedere cose molto interessanti, però è chiaro che quando si arriva in queste fasi del campionato, in queste partite decisive, quando la posta in palio è così alta e quando l'equilibrio è così sottile come nel secondo e nel terzo set, e i giocatori con maggiore esperienza lo fanno vedere in campo e quindi sarebbe stato utile. Però questo giocatore non c'è, quindi la Lube farebbe bene a pensare a come vincere gara 3 ed eventualmente anche le successive senza Ousmane Ouattara. Quale potrebbe essere l'arma in più? Abbiamo visto due vittorie per 3-0, tra l'altro 3-0, ma due battaglie, insomma, e due partite anche molto diverse tra di loro. Beh, sì, due battaglie, anche se nella seconda il primo set è stato nettamente a Netto. favore di Trento, l'unico forse dei sei che ha avuto un andamento molto regolare. Ma è molto difficile, secondo me, giocare contro la Trentino Volley di quest'anno e di questo finale di stagione, perché è una squadra che non lascia grandi pertugi agli avversari, sia per quanto riguarda le individualità, visto che in tutte e sei le rotazioni è molto solida sia nella fase break sia nella fase di cambio palla, sia anche per quanto riguarda gli aspetti del gioco, perché è difficile trovare un fondamentale nel quale può essere attaccabile dagli avversari, mentre le altre big tutte quante hanno comunque qualche aspetto del gioco che non eccelle, diversi fra di loro, poi riescono a mascherarlo con grandi qualità delle individualità o grandi qualità negli altri aspetti del gioco, però da qualche parte comunque la coperta è un po' corta. Nella Trento di questo periodo sembra che la coperta non sia corta da nessuna parte, credo che sia questa la vera forza di questa squadra, al di là delle individualità. Poi non so se Recco è d'accordo, però questa è la mia impressione vedendovi giocare. Sei d'accordo? C'è qualche fondamentale in cui magari il mister vi ha detto dobbiamo migliorare, dobbiamo fare di più? C'è sempre, sono cose che possiamo migliorare, ma secondo me, come l'ho detto, che
abbiamo in tutti i sementi di pallavolo abbiamo un livello molto alto, e dopo per migliorare per questo 1%, come dice il nostro allenatore, questo 1% sembra poco, ma fondamentale. In tutto gioco è molto grande, si deve lavorare molto per questo. Secondo me queste vittorie anche contro Perugia a noi hanno dato una fiducia che possiamo giocare un livello più alto rispetto a che abbiamo giocato prima, e secondo me adesso vediamo che nostra squadra ha una sapevamo prima che nostra squadra già ha una potenzialità grande, ma adesso siamo presenti in questo momento che questo tutto è vero e che possiamo anche crescere ancora. Siamo ecco, molto uniti, e questo è molto importante per questo nostro gruppo. Io direi di andare a vedere subito il servizio che ci racconta cosa è successo ieri alla BLM Group Arena, non prima di avervi ricordato il nostro contatto WhatsApp, il 339-466-0076, per le vostre domande a Srećko e ad Andrea. Andiamo a vedere il servizio su gara 2 di semifinale playoff. Una pasquetta dolce, dolcissima, quella che l'ITES regala agli oltre 3.300 tifosi presenti alla BLM Group Arena contro Civitanova Bissell, 3-0 di gara 1, portandosi ad un solo passo dalla finale playoff. Contro i campioni d'Italia in carica, gli uomini di Lorenzetti hanno messo in campo una prova corale e determinata rispetto alla partita dell'Eurosuole Forum, una partita sempre al comando per i gialloblu, che hanno comunque dovuto lottare per portare a casa il punteggio finale. Anche in gara 2 mister Blengini deve fare a meno di capitano Guantorena e schiera De Cecco in regia, Zaitsev opposto, Jante Lucarelli schiacciatori, Simone Anzani al centro, Balaso libero. Formazione tipo per Lorenzetti con Sbertoli in regia, La Via nel ruolo di opposto, Micheletti e Kazinski laterali, Podrascianin e Lisinac al centro, Zenger libero. La Lube lotta chiudendo anche con percentuali d'attacco molto buone, tanto però non basta per espugnare l'arena trentina. Sbertoli, migliore dell'incontro, fa girare bene tutti i suoi attaccanti, trova ottime risposte in particolare da Capitan Kazinski e dalla Via, 12 punti a testa, non sono da meno i due centrali, 14 punti in due e 6 muri. Una cronaca meno ricca rispetto a gara 1, di fatto è sempre Trento a condurre le danze, chiudendo i tre parziali al 20, al 21 e al 23, anche se la Lube prova a pungere soprattutto con Simone al centro e Zaitsev sui 9 metri. I gialloblu sono bravi a chiudersi nei momenti di difficoltà, quando Civitanova prova a rimontare e a mettere giù i palloni che contano anche nei momenti più delicati, come quando nel terzo set da più 4 l'ITAS si vede rimontare fin sul 22 pari, rischiando di dover ricostruire un match che sembrava già vinto. Non è così, 3-0 per Trento, che si porta sul 2-0 nella serie a una sola partita dal passaggio in finale. Andiamo a sentire anche le interviste raccolte al termine del match. Dalla partita di Perugia che ci siamo dati una scossa, sia noi e loro insieme, perché nella pallavolo le emozioni contano, è giusto che i ragazzi le diano agli spettatori, ma è giusto anche che il pubblico le dia ai ragazzi, soprattutto una squadra abbastanza giovane come la nostra. È stata, mi sembra, un pochettino meno lineare tra tutte e due le squadre rispetto all'altra volta, con le squadre che a turno un pochettino si inceppavano sulla fase cambio palla senza che la fase punto facesse delle cose straordinarie. Siamo comunque molto, molto contenti, perché vogliamo andare a gara 5 e adesso, messa così la serie, abbiamo 3 gare 5 da giocare. Bisogna giocare tutte con lo spirito di una gara 5, perché sappiamo che siamo noi, sappiamo che è Civitanova, però oggi, anche rispetto allo scorso anno, è stato un piccolo step. A loro manca sempre un grande giocatore, però con questo non voglio togliere valore a chi scende, perché nelle partite che abbiamo perso ci ha fatto male, e anche oggi sul finale aveva rimesso in gioco Civitanova. Abbiamo fatto una gran partita, non era scontato comunque vincere 3-0 contro una squadra così forte, così competitiva. Sicuramente il pubblico oggi è stato veramente incredibile, un po' come contro Perugia, molto simile. È stata una partita bella, per ora dobbiamo stare veramente con la testa sulle spalle e non montarci la testa, perché appunto non è finita la serie, dobbiamo andare a gara 3, eventuale gara 4, eventuale gara 5 e niente, dobbiamo stare lì, lavorare
e cercare appunto di fare, continuare a fare questa partita. Ve lo aspettavate che non ci fosse Osmani anche stasera o non lo sapevamo? Sì, lo sapevamo perché ha avuto un problema, sinceramente non lo so, alla spalla da quando ho capito, però ce lo aspettavamo. Come sarà giovedì? Un palazzetto diverso sicuramente. Ma sarà difficilissima, come ogni partita, questi sono i play-off, soprattutto una semifinale di play-off contro, appunto, come ho detto prima, una squadra incredibile, difficilissima da battere, poi soprattutto loro nel loro campo, che come da noi il pubblico fa la differenza, anche da loro farà la differenza sicuramente. Loro hanno giocato meglio della volta scorsa, più bella sì, perché l'abbiamo fatta davanti al pubblico di casa, che anche oggi ha corso numeroso. Qui oggi a Pasquetta è proprio bello vedere così tanta gente appassionata di volley, e comunque vuol dire che abbiamo creato un seguito e abbiamo regalato emozioni, e questo per noi è una delle più grandi soddisfazioni. E adesso c'è gara 3, forse ancora più difficile? Ah, sicuramente, man mano che si va avanti noi pensiamo che le gare siano sempre più difficili. Abbiamo vinto gara 2, bene, abbiamo fatto un altro passettino, ma sappiamo che insomma qui si può ribaltare tutto in un niente, quindi andremo lì con umiltà, lavoreremo e staremo attaccati set per set per cercare di portare a casa un'altra vittoria. Ecco, parlavamo dei fondamentali prima di andare a vedere il servizio. Sreczko, il muro ieri veramente è stato impeccabile, quello di Trento. Però era un momento importante, era più bello con tutte le emozioni anche il nostro pubblico, che ieri era fantastica. Anche sempre è fantastica, ma ieri si sentiva un pochino più di gente. E la cosa da raccontare, lui ha chiuso occhi, ha tirato, io ero lì e abbiamo festeggiato. Ecco, c'è Benedetta che ti chiede proprio di un muro in particolare, il tuo solitario su Liante. Quando si va a muro uno contro uno forse è ancora più esaltante riuscire a metterla giù. Ah, è vero, forse più facile quando è uno contro uno, ma in questo momento lui ha, secondo me, un po' chiuso occhi. Il muro, ma Andrea, è sicuramente una delle caratteristiche di questa squadra, anche Podrashen in ieri, 4 muri, punto, insomma, numeri importanti. Sì, e sottolineerei anche tutti i tocchi che permettono le rigiocate, perché i muri punto sono quelli che si vedono sul referto, sono importanti perché portano il punto diretto, ma ovviamente sono ancora più importanti i palloni toccati che permettono di rigiocare. E da questo punto di vista credo che poche squadre riescano a essere solide come Trento, anche perché ha centimetri praticamente in tutte le rotazioni e ha giocatori che lavorano bene in questo fondamentale. Anche giocatori come Kaczynski, che quando era arrivato qui sicuramente non aveva nel muro uno dei propri fondamentali migliori, è migliorato parecchio, tant'è che ha chiuso lui proprio gara 1 con quel muro su Zaitz, e anche lui di pallone tocca tanti. Per cui è proprio quello che dicevo prima, è anche difficile trovare degli spazi o delle situazioni, dei pertugi dove è più facile passare. Chiaramente la zona più facile, dove il muro più basso, è quella dove c'è Sbertoli, e quindi spessissimo provano a passare lì, però anche Riccardo, un giocatore che pur non essendo altissimo, tocca, salta, c'è, e quindi non è facile giocare contro un muro e una difesa come quella di Trento. Tra l'altro ieri Riccardo migliore in campo, sei d'accordo con questo? Sì, io l'ho anche votato come migliore in campo. Era difficile ieri. Sono d'accordo, infatti. Ma di solito si sceglie il palleggiatore quando tutta la squadra gioca molto bene e è difficile individuare un'individualità, e allora si premia il regista di questo coro, il direttore del coro, diciamo. Ecco, Sreczko, ti chiede Mauro se secondo te è stata una Lube un po' rinunciataria quella di ieri, un po' rassegnata, sembrava meno combattiva del solito, oppure no? Dubito che giovedì la vedremo così. Ma quando si vede il risultato forse sembra così, ma in campo non si sente così. Per vincere contro di loro si devono fare cose incredibili. Secondo me noi abbiamo fatto un alto livello. Come Andrea ha detto, il nostro muro funzionava molto bene, dopo con buona battuta e difesa abbiamo riusciti a sfruttare occasioni in contrattacco, in questi momenti che abbiamo toccato molti palloni, anche con palla perfetta di loro, e siamo riusciti a sfruttare e fare punto noi. Secondo me forse sembra così da quando si guarda partita, ma non, secondo me loro sono una squadra molto forte, si vede questo anche senza Contorena. Abbiamo visto in Brasile, quando abbiamo giocato questo torneo di mondiale, che giocatori Lucarelli e Janta hanno fatto una partita incredibile, hanno vinto meritatamente contro di noi.
secondo me noi abbiamo cresciuto un po'. Adesso ha detto Lorenzetti, insomma, avete tre finali davanti, con la speranza ovviamente di chiuderla già prima. Giovedì che partita vi aspettate? Una Lube al tutto per tutto, ovviamente. Sicuramente uno nuovo finale. Adesso tutte le partite sono finali. Sicuramente loro vanno a spingere battute, questa è la loro qualità grandissima. E quando allontanano noi da rete, provano a toccare e difendere. Secondo me vanno forte, ma noi dobbiamo prepararci anche, e secondo me siamo pronti già per giocare una partita lunga. E spero vincerla, ma siamo lì a combattere con loro. E ancora non è niente finito, ma noi dobbiamo guardare e giocare punto per punto. Come si sempre dice, questa è una verità, se siamo presenti in tutti i punti, tutto prossimo punto è più importante, certo. È così è in pallavolo. Andrea, il rischio non è che magari avendo, diciamo, altre due occasioni si vada con un po' troppo di tranquillità, ma anche quella grinta, quella carica agonistica? Ma non credo proprio, perché oltretutto sono in uno stato di forma notevole, quindi ne sono consapevoli anche loro, e sarebbe davvero uno spreco non valorizzare questo stato di forma giocando al massimo. E secondo me hanno anche questo è proprio un vantaggio, secondo me, non uno svantaggio, nel senso che in tutta questa stagione, a differenza di Modena, di Civitanova e di Perugia, non ho mai avuto grosse pressioni sulle spalle come invece hanno sempre avuto queste squadre, e secondo me questo ha aiutato molto la squadra a crescere senza grosse responsabilità. Tutto quello che è arrivato è sempre stato considerato di guadagnato in più, e poter continuare a giocare con questa mentalità, con questo spirito e senza queste pressioni, credo che possa essere più che uno svantaggio, un vantaggio anche in gara 3. E allora andrei a chiudere il discorso, diciamo, sulla semifinale playoff, andando a vedere cosa era successo giovedì in gara 1 all'Eurosole Forum. La serie di semifinale è iniziata nel migliore dei modi per l'Itas, un 3-0 netto e convincente nel palazzetto che fino ad un anno fa sembrava stregato, una vittoria che permette a Trento di vanificare il vantaggio del campo conquistato dalla Lube grazie al secondo posto in regular season e di portarsi 1-0 nella serie di semifinali playoff. Una Lube, a onor del vero, senza il suo uomo di riferimento, Guantorena deve rinunciare a scendere in campo per un problema alla spalla. Blengini schiera al suo posto il giovane cubano Ian Terrera in coppia con l'ex di turno Lucarelli. Trento invece, nonostante il periodo di grandi impegni e un po' di affaticamento generale, scende in campo col suo sestetto tipo, Sbertoli in regia, Lavia nel ruolo di opposto, Micheletto e Kazinski in posto 4, Podrashen in Elisinez al centro, Zenger libero. Non è stata la miglior Lube che abbiamo visto in quest'ultimo periodo, hanno avuto un'assenza importante, anche se è una cosa che purtroppo loro li ha contraddistinti durante l'anno, e comunque per noi durante l'anno sono stati abbastanza. Siamo stati bravi come sempre, ci vuole un po' di fortuna a tenere duro il primo set, perché il gioco sembrava più dalla parte loro. E poi c'è stato il recupero del secondo set, quasi insperato, e sono contento per Potke, perché è un qualcosa che sta lavorando da tempo, e oggi l'ha portato proprio verso l'eccellenza quel servizio. Un avvio subito combattuto, con Trento a condurre per la prima parte del set, il recupero di Civitanova e poi la lotta colpo su colpo che prosegue fino ai vantaggi col conclusivo 26-28. Il secondo set è quello del capolavoro trentino, sotto di 5 punti Sbertoli e compagni, trascinati dal servizio di Marco Podrashenin, riescono ad invertire l'andamento del match e a mettere in cassaforte il parziale 20-25. Nel terzo set, sull'onda dell'entusiasmo per quanto fatto, Trento parte a razzo e, nonostante il successivo tentativo di ricucire dei padroni di casa, vince 23-25 anche il terzo decisivo parziale. È stata una partita difficile, combattuta, anche quando eravamo sopra di tanto, comunque sotto di tanto, come nel secondo set. Siamo stati là, loro sono stati lì a darci pressione.
Beh, sono i playoff, si gioca fino alla morte, non conta quanto si vince, l'importante è vincere. Siamo felici, però dobbiamo un po' calmare gli animi perché è solo gara 1, bisogna vincere 3 su 5, quindi andremo avanti per la nostra strada. Stiamo facendo belle, veramente belle cose, contro ogni aspettativa d'altronde, e niente, andiamo avanti e speriamo bene. Migliore in campo Matej Kaczyński, 16 punti, di cui 2 a muro, il suo 58% a rete. Per Podrashen inoltre al servizio importante 8 su 9 in primo tempo. È una bella partita, siamo stati presenti dall'inizio fino all'ultima palla, ovvio che qua non è facile giocare contro una grande squadra e mancanza di loro capitano sicuramente ha dato una spinta per noi dall'inizio, perché sinceramente non sapevamo che Osmani non giocava la partita di stasera. E semifinale molto simile come l'anno scorso, solo che speriamo adesso di difendere il nostro campo, perché anche l'anno scorso abbiamo iniziato molto bene, se vi ricordate qua abbiamo fatto il break subito il gara 1 e poi dopo praticamente, come vogliamo dire noi pallavolisti, non abbiamo visto la palla per prossime 3 partite. Invece adesso sicuramente dopo un anno della stagione lunga che stiamo facendo quest'anno, che sta andando tutto benissimo, non vogliamo ripetere gli stessi errori e vogliamo difendere il nostro campo, in senso che da Pasquetta a lunedì iniziare bene la partita e sperare di vincere la gara 2. Continueremo a parlare dei playoff, anche perché c'è l'altra serie in corso che si è portata sull'1-1, si torna in campo già domani sera tra Perugia e Modena, però vorrei approfittare per girare un po' delle vostre domande a Srečko, anche perché c'è davanti una finale di Champions League fra poco più di un mese. Vorrei partire proprio da lì. Srečko, tu con Marco e con Ale avete anche magari un senso di rivincita rispetto a quello che è successo l'anno scorso, visto che la finalista sarà la stessa. È vero, si gioca stesso contro Zaxa come l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo giocato un grande partita anche loro, alla fine loro hanno festeggiato e questo anno spero che arriviamo tutti sani lì in finale e dopo che sfruttiamo nostra occasione e vinciamo noi quest'anno. Ti chiedono tutti di restare a Trento, quarta stagione, io non posso che chiederti quanto ti stai divertendo quest'anno. Tra l'altro ti danno dell'anziano, diciamo dell'esperto, non hai neanche 30 anni, sì, fa un po' strano, adesso, ma sono tutti giovanissimi. Matej, Potke e io siamo più vecchi della squadra, sono terzo di questo gruppo, ma si sente anche quando è differenza tra noi e altri giovani, si sente, ma è molto bello, ci divertiamo molto per... Giovani portano molta euforia, sono molto brave persone, molti giochi, molti, non so, battute in nostro spogliatoio, è molto bello da vivere questo momento con loro. Ecco, a questo proposito Greta ti chiede quanto merito ha l'allenatore per la vostra proprio serenità anche in campo. Si vede che siete sereni. Ce l'ha molta anche, secondo me tutti siamo più sereni e secondo me questa presenza in momenti importanti, quando siamo sopra 20, che siamo presenti in tutti i tocchi che facciamo con la palla, porta molto successo a noi in questi momenti. Ce l'abbiamo anche i momenti quando non siamo sereni, anche io, anche Angelo qualche volta ce l'abbiamo, ma questo è tutto normale. Siamo umani. Siamo umani, ma questo è tutto in campo succede. Come si dice, quando è partita viva, con teste calde, se fanno cose così, ma dopo partita è tutto normale. Certo. Siamo un gruppo che secondo me è più unito che ho avuto in mia carriera. Nonno Herman ti chiede se diventare papà ti ha cambiato un po' come giocatore, o sono due mondi diversi? Come giocatore non lo so, ma fuori campo sicuramente sì. È una nuova obbligo, come si dice, obbliga? Sì, obbligo, è una responsabilità. Una nuova, come si dice, adesso non sono responsabile solo per me, devo stare attento anche per lui, cose che lui fa. C'è sempre il rischio che lui fa qualcosa che non deve fare, ma è una, come si dice, preoccupazione, ma anche una... sono cresciuto come persona sicuramente, come emotivamente. Come uomo, certo. Come uomo. A maturare. A maturare, sì, è così.
Ecco, qui solo complimenti, state facendo cose superlative, sei migliorato tanto, forza e coraggio per Lubiana, sei un grande campione, sarà importante avere i tifosi anche a Lubiana finalmente, anche in finale potranno venire a tifare. Sì, è vero. Ecco, poi resta a Trento, non farti venire idee strane, io te li leggo tutti, so che tu non puoi rispondere su questo, Bruno, anche perché Bruno ha risposto la settimana scorsa, in realtà ci ha detto che resterai con noi, però ovviamente manca ancora l'ufficialità. Andrea, ti chiede Nanno Herman quanto secondo te ha merito Lorenzetti per questa crescita sia di squadra che delle individualità? Ma chiedere ai giornalisti e agli allenatori secondo me è sempre impegnativo, nel senso che noi non viviamo lo spogliatoio, non sappiamo quello che succede durante la settimana, fra il resto non sentiamo neanche i time out perché siamo quasi sempre al palazzetto, mentre almeno chi guarda la partita in televisione sente le cose che si dicono durante, quindi gli avevamo veramente pochissimi elementi per giudicare, quindi una cosa che io non sono mai riuscito a fare è perché proprio non ho gli elementi è quello di valutare le capacità degli allenatori. Credo comunque che lo dimostrino i fatti, cioè non serve essere dentro lo spogliatoio per vedere che con questa squadra nella quale ci ha messo molto del suo a partire dalla scelta del modulo di gioco, la senta forse più sua di altre squadre e l'abbia in mano più che in passato, e questo credo che si veda molto bene come si muove la squadra e anche nelle indicazioni che dà, che sono sempre molto precise per quel poco appunto che noi possiamo cogliere da fuori. Ecco, a proposito di allenatori, Zrachko, ti chiedono la differenza tra Lorenzetti e Gerbic. Sono un po' diversi, sono due grandi allenatori. Secondo me c'è differenza in lavoro, in allenamenti, in preparazione anche, ma sono due grandi allenatori. Non lo so, se devo dire qualcosa di particolare, secondo me con Angelo è più lavoro, più 6 contro 6, che in questo allenamento dobbiamo crescere come squadra in 6 contro 6. Con Nicola si fa un pochino diverso, lui fa più cose analitiche, non lo so, un giorno si fa solo muro, un giorno si fa solo difesa, è così, ma hanno mostrato tutti e due che anche uno e anche altro che sono due modi che fanno successo. Nicola ti chiede se ti piacerebbe tornare a giocare nel ruolo dell'opposto come facevi in Polonia. Ma non ho giocato tutta stagione a posto, giocavo un po' seconda linea, cambiamenti, questo era con Roby Piazza, quando era allenatore lui mi spingeva ad attaccare da tutte le parti del campo. Mi piace questo, sì, a me piace giocare pallavolo, anche se mi mettono a giocare libero io faccio il mio migliore, dopo sicuramente non sarà molto bello da vedere, ma a me piace molto giocare come sport. Certo. Andiamo ancora più indietro. Federica ti chiede come nasce la tua passione per la pallavolo. Quando hai cominciato a giocare? Ho cominciato un po' tardi. Ho cominciato con 16 anni. Ho giocato calcio prima di questo. Da quando conosco me stesso ho giocato calcio sempre. E dopo un inverno ancora inizia. Era un po' noioso ancora andare, correre in neve, sentire freddo, ho detto faccio un po' per divertimento anche pallavolo, che era un villaggio vicino al mio villaggio. E in 3 mesi sono cresciuto, non sono cresciuto come fisico. Altezza fisico, ma come salto, velocità, attacco. E si vedeva che forse non arrivo in una squadra come Trento tra qualche anno, ma che posso giocare a un livello discreto. Andrea, quanto l'hai visto crescere in questi 4 anni a Trento, Lisca? Ma soprattutto a muro, devo dire, perché in attacco è sempre stato molto forte, anche quando è arrivato, è sempre stato il suo fondamentale migliore. È cresciuto molto, secondo me, a muro, soprattutto in questa stagione, e anche in battuta, anche perché ha tanti colpi diversi, però sono fondamentali nei quali serve del tempo. E in quello del muro, non in quello della battuta, che è il fondamentale più individuale che esista, ma in quello del muro, ci dimentichiamo sempre che è un fondamentale di squadra, per cui non tutto dipende dai singoli giocatori, ma anche come si relazionano fra di loro e come si coordinano in campo. E credo che quest'anno abbia beneficiato in questo fondamentale proprio dei grandi sincronismi che sono creati in questa squadra, si vedono anche da questi aspetti. Invece il miglioramento in battuta è tutto frutto, è tutto merito suo, nel senso che comunque probabilmente ci ha lavorato tanto, giusto Cresco? E hai anche tanti colpi e anche una palla molto corta contento, che ma ci stai ancora lavorando. Se deve, voglio che la mia battuta sarà molto più offensiva per altra squadra, ma lavoro
per questo. Arrivano tantissimi complimenti, non riesco a leggerteli tutti. Francesca ti chiede come fai a essere sempre così gentile e disponibile, non ti arrabbi mai? Ah, qualche volta mi arrabbio, ma... A parte in campo che... divido con cosa sono arrabbiato, con altre cose che sono anche importanti. Se sono arrabbiato non è che gente che mi salutano e che sono molto gentili che io faccio vedersi questo, no? Secondo me noi che facciamo sport e che se dobbiamo vedere in TV dobbiamo stare sempre disponibili a nostri tifosi, a gente che viene a vedere con sui bimbi, perché anche i bimbi guardano questo e secondo me è molto importante che persone che giocano qualche sport rispondano a questa gente che viene a vedere e tifare per noi. Ecco, gentile e disponibile, ma dobbiamo anche liberarlo perché sappiamo che c'è un importantissimo appuntamento tra pochissimo, già domani siete in partenza. Adesso come vi preparate a questa gara 3 contro una squadra che conoscete benissimo? Su cosa vi focalizzerete nell'ultimo allenamento di domani? Questo dobbiamo guardare con i nostri allenatori, non possiamo dire adesso, ma abbiamo fatto un po' recupero, oggi pesi con recupero, domani facciamo un po' di tecnica, un po' di palla e dopo andiamo, non c'è molte cose da cambiare, il nostro allenamento adesso è anche partita che giochiamo, sono partite che giochiamo, anche sono allenamento per noi, e guarderemo cosa possiamo migliorare, cosa possiamo cambiare e andare lì a combattere di nuovo. Tutto per tutto, in bocca al lupo. Grazie. Noi salutiamo Zrasko Lisinac, restate con noi, qualche minuto di pubblicità, poi con Andrea continuiamo il focus su questa stagione di Trentino Valley, ma non solo, restate lì. Eccoci insieme, abbiamo salutato Zrečko perché sappiamo che ha un importantissimo appuntamento, è stato fin troppo gentile a essere a disposizione in questa serata. Andiamo avanti però a parlare appunto di playoff. Andrea, vediamo magari anche la griglia a monitor. Trento si è portata sul 2-0 contro la Lube Civitanova, nel frattempo l'altra semifinale sta invece andando avanti con dell'equilibrio perché abbiamo due punteggi esattamente l'uno all'opposto dell'altro a campi ribaltati. Forse Andrea è questo che fa un po', che sorprende un pochino, Modena è riuscita a spugnare il campo di Perugia e viceversa. Sì, Perugia è riuscita a spugnare il campo di Modena perché mancava un giocatore come Leal. Se fosse stato Leal non so sinceramente come sarebbe finita. E in gara 1 ho visto Modena molto meglio rispetto a Perugia, mi è sembrato che la squadra di Gerbic si sia trascinata le scorie di questo finale di stagione molto difficile. E poi continua ad avere un Leon che fa fatica a giocare ai propri livelli. Poi chiaramente è un giocatore che ha dei mezzi fisici talmente notevoli che anche quando gioca al 50-60-70% riesce comunque a fare la differenza. Modena l'abbiamo visto nel terzo e nel quarto set, ha attaccato 3 o 4 palloni contro il muro a 3 mettendoli a terra che sono stati determinanti, però guardando le sue percentuali degli ultimi 5-6 partiti non è il Leon che ci eravamo abituati a vedere nelle stagioni passate. Adesso sarà cruciale capire quando e se rientrerà Leal, perché è chiaro che senza di lui Modena ha la coperta cortissima, lo abbiamo visto in gara 2, alternato Ngapete, Van Garderen, Gianni, ma la coperta comunque rimane sempre corta, uno più alto paga più dazio in ricezione, l'altro paga maggiormente dazio in attacco, e sono riusciti a vincere comunque il secondo set grazie a un Ngapete straordinario che l'ha vinto quasi da solo. È chiaro che giocare così, con questo schema, anche le prossime partite per Modena diventa quasi impossibile, però se dovesse rientrare Real, devo dire che in gara 1 Modena mi ha impressionato, cioè pensavo che Perugia sarebbe riuscita comunque a vincere gara 1 in casa senza grossissime difficoltà, invece è stata messa sotto in maniera abbastanza netta dalla squadra di Gianni. Per cui credo che molto veramente dipenderà, certo, da quello che deciderà il giudice sportivo. Ecco, Leal fuori appunto per questi episodi. Noi diciamo spesso che la pallavolo è uno sport differente, ti sorprende vedere ancora queste reazioni un po'? Ma allora, ci sono sempre state in passato, scusate, anche se noi lo sottolineiamo, quando succede lo sottolineiamo proprio perché la pallavolo è uno sport differente. Probabilmente se queste cose succedessero in altre discipline non ci si farebbe neanche caso e non farebbe notizia. E oltretutto in questo caso non si capisce neanche bene come siano andate le cose, perché non si sa con esattezza cosa Travis abbia detto Leal e non si sa cosa abbia fatto arrabbiare un giocatore che fra il resto nei suoi passati
in Italia, ma non solo, era sempre stato molto tranquillo, quindi è una situazione abbastanza strana e credo che mai lo sapremo, perché i due danno versioni completamente diverse della stessa vicenda. Però credo che quello che conti adesso non sia capire cosa è successo, ma sia mettere da parte definitivamente questa storia, evitare che si trascini ulteriormente, pensare solo a giocare nell'interesse credo delle squadre stesse, perché adesso devono pensare solo sull'1-1 ad arrivare in finale. A proposito di risultati, vediamo nel prossimo servizio cosa succede con gara 3 e eventuale gara 4, gara 4 sicura invece per quanto riguarda Perugia e Modena. Sentiamo. Ed ora sotto con gara 3, le due serie di semifinali playoff proseguono con la partita infrasettimanale. Si torna in casa della meglio qualificata al termine della regular season. Mercoledì 20 aprile si gioca al Palabarton di Perugia, ore 20:30 la terza sfida fra Perugia e Modena, 1-1 nella serie. Il giorno dopo, giovedì 21 aprile, alle 20:30 l'Eurosole Forum di Civitanova Marche, scendono in campo Lube e Itas per quella che, in caso di vittoria ospite, sarebbe già una partita decisiva per il passaggio del turno. Trento infatti conduce per 2-0 nella serie. Motivo per cui è già certa la partita di domenica 24 aprile, ore 18, fra Modena e Perugia al Palapanini, mentre si giocherà alla stessa ora la BLM Group Arena di Trento soltanto in caso di vittoria della Lube giovedì sera. Ecco, questo quanto succederà. Dunque, nel chiudere, diciamo, l'argomento playoff, Andrea, volevo fare due parole su Alessandro Micheletto, ne parliamo spesso, ma è inevitabile. Insomma, ieri l'abbiamo visto ritirare anche l'ennesimo riconoscimento, poi dalle mani del papà, fa sempre tanta emozione, un ragazzo che è cresciuto in una maniera spropositata. Sì, allora, il grasso salto secondo me lo ha fatto quest'estate, quando ha vinto gli europei e in nazionale. E nel campionato italiano è cresciuto, ma credo che sia cresciuto insieme a tutta la squadra. Ieri per esempio non ha giocato una partita straordinaria, si è fatto trovare pronto quando si arriva, ha battuto bene, che è una caratteristica delle ultime partite di Alessandro, sta battendo molto bene e i suoi turni a servizio sono quelli che portano il maggior numero di break point, però in attacco non è stato chiamato in causa in tantissime occasioni e a muro ha toccato qualcosina, ma però il bello di questa squadra è che comunque nessuno è indispensabile. Infatti rispetto a quello che dicevi prima, se a Modena togliamo un Gapetto, togliamo le altre, già insomma situazione difficile. Qua invece, pur essendo comunque la panchina molto corta, però un giocatore può permettersi di calare perché comunque ci sono gli altri che riescono a compensare le difficoltà, e nel corso di ogni partita noi vediamo giocatori che aumentano proprio il rendimento, che lo diminuiscono, però c'è sempre qualcuno che interviene a compensare i rendimenti bassi dei compagni, e anche questo credo sia una qualità non indifferente e che dipende anche dal fatto che non ci sono prime donne o primi attori. Questo in alcuni casi è uno svantaggio perché non c'è chi si carica sulle spalle la squadra. Credo che però nella maggior parte dei casi sia un vantaggio perché permette di gestire meglio le situazioni di alto e basso dei singoli giocatori. Infatti non dimentichiamo che la gara di ritorno di semifinale di Champions è mancato un certo Matej Kaczyński, ma la squadra è riuscita comunque a andare a prendersi la qualificazione. Quindi... Infatti quella è stata una dimostrazione palese di questo aspetto. A proposito invece di Alessandro Micheletto, gli abbiamo dedicato questo servizio MVP dei quarti di playoff. Prima del fischio d'inizio della seconda partita contro Civitanova, ha ritirato il premio quale miglior giocatore della serie dei quarti playoff, il più giovane giocatore a ritirare questo riconoscimento nella storia della Superlega, a valergli il titolo le due nomination di migliore in campo in gara 1 e in gara 3 contro Piacenza. Alessandro Micheletto, campione d'Europa con la nazionale maggiore, campione del mondo under 21, ha segnato 47 punti in 3 gare, di cui ben 15 direttamente dai 9 metri. Emozionante e significativo vedergli ritirare il premio dalle mani di papà Riccardo. Per Alessandro, giovedì, gara 3 di semifinale playoff, arriva anche un altro traguardo. Lo schiacciatore, che è cresciuto nel settore giovanile di Trentino Volley guardando i campioni della prima squadra, staccherà le 100 presenze con la maglia dell'Itas. Sarà il secondo più giovane di sempre ad arrivare in tripla cifra. Meglio di lui, fino a qui, soltanto Simone Giannelli. In 99 partite sin qui disputate, Alessandro ha realizzato 924 punti. La prima assoluta fu il 13 febbraio 2019, successo casalingo in 3-7 su Amrisville in una gara di CEV Cup in cui realizzò anche il punto decisivo. Questo per quanto riguarda Alessandro Micheletto. Andrea, siamo a commentare insomma una serie di semifinale playoff con Trento avanti 2-0 sulla Lube. Siamo a parlare di una finale di Champions.
Tu te lo saresti aspettato a inizio stagione? Assolutamente no, è una domanda che hai fatto anche a Bruno, mi sembra, la settimana scorsa, ha risposto allo stesso modo, se non se lo aspettavano loro, men che meno ce lo saremmo aspettato noi, quindi assolutamente no, anche perché le tre big partivano veramente attrezzatissime quest'anno e molto vicine come possibilità di rendimento, e quindi pensare che Trento potesse inserirsi in mezzo a queste tre e poi addirittura arrivare in fondo in praticamente in tutte le competizioni non ci se lo poteva attendere. Ecco, come dicevi anche tu poco fa, il fatto di non avere forse carichi di responsabilità, aspettative, ha aiutato, però fino a un certo punto adesso insomma stanno vincendo bene. Sì, diciamo che prima sono stati aiutati dalla mancanza di grosse pressioni, che invece l'anno scorso c'erano, perché comunque l'anno scorso la società aveva investito risorse maggiori rispetto al passato, e ovviamente questo aspetto, anche se non veniva fatto pesare dai dirigenti, però in maniera inconscia era sempre presente. Infatti pensiamo a quello che è stato il post season con la liquidazione insomma di tanti giocatori, quindi prima ha goduto sicuramente di questa mancanza di responsabilità, adesso secondo me gode invece del grande entusiasmo che crea il fatto di trovarsi una posizione di classifica e a giocarsi dei traguardi che i giocatori stessi probabilmente all'inizio non si aspettavano di potersi giocare. Quindi sotto l'aspetto psicologico in ogni fase della stagione ha sempre avuto una marcia in più rispetto alle altre contendenti. A proposito di questo, Lorenzetti ha dichiarato dopo la vittoria della semifinale di Champions che vincere, cioè passare in finale, non deve essere una condanna a dover vincere. Forse ha vissuto un po' male le critiche dopo la sconfitta l'anno scorso. Tu come la vedi? Ma si cerca di difendere probabilmente la squadra, cerca di prevenire che possa succedere quello che è successo l'anno scorso, quando si sono abbattute critiche abbastanza feroci sulla squadra. Però secondo me l'anno scorso ci stavano tutte le critiche, nel senso che era una squadra che era stata costruita per essere competitiva su tutti i fronti, che aveva steccato su tutti i fronti ma non in Champions League, dove è riuscita comunque grazie a quella gara 2 giocata a Perugia straordinaria a far vedere finalmente il proprio vero volto, aveva avuto la fortuna fra virgolette, perché poi è tutto relativo, di trovare una squadra come lo Zaxa, una russa o un'altra italiana in una finale da giocare in casa a Verona. Io credo che se non era una grande occasione quella, non so qual è la grande occasione, perché credo che sia questo il motivo per cui poi ha lasciato grossissimi strascichi la sconfitta. Questa volta probabilmente le responsabilità sono un po' di meno, però di contro c'è la responsabilità di riscattare quello che è successo l'anno scorso. Quindi alla fine sarebbe giusto, insomma, per la storia di questa squadra e la società che Trento la vincesse questa Champions League. Tra l'altro sarà di nuovo un ritorno agli eventi, ci sarà il pubblico, i biglietti già tutti sold out, quelli per la società. Insomma, ci aspettiamo comunque una finale molto differente anche dal punto di vista dello spettacolo. Speriamo, perché l'anno scorso non siamo potuti entrare nemmeno noi. Questo per la decisione della CEV abbastanza discutibile, ma non è un tema insomma da trattare adesso. Speriamo. Fra il resto trovo comunque che sia veramente curioso che tutte e quattro le squadre siano le quattro dell'anno scorso, non solo le due della finale maschile ma anche le due della finale femminile, e questo credo fosse veramente impronosticabile. Allora andiamo a vedere il prossimo servizio che ci racconta appunto come sarà organizzata un po' la trasferta per quanto riguarda le tifoserie. Il 22 maggio, ancora distante più di un mese, ma l'organizzazione FREM per mettere in scena una finale di Champions League di grande spettacolo. Dopo 2 anni di assenza, all'Arena Stozic di Lubiana andranno in scena le due finali, quella femminile e quella maschile. La CEV ha riservato per i tifosi di ognuna delle 4 squadre finaliste 400 posti. Quelli riservati ai gialloblu sono stati tutti acquistati ben prima del termine fissato in venerdì 22 aprile. Trentino Volley, che sta organizzando la trasferta in collaborazione con la Curva Gislimberti, ha chiesto la possibilità di aggiungerne altri. Al momento però ancora non ci sono risposte. Intanto la Curva sta organizzando i 6 pullman già riempiti. Sarà una trasferta in giornata, con partenza al mattino, arriva a Lubiana per l'ora di pranzo, qualche ora per visitare la città in autonomia e poi alle 17 tutti al palazzetto per assistere prima alla finale femminile e poi finalmente all'attesissimo remake della finale 2021 fra Trento e Zaxa. Dopo la partita si rientra direttamente con arrivo nella prima mattinata del lunedì.
I dettagli sugli orari verranno forniti nelle prossime settimane. Per maggiori informazioni è possibile contattare la curva tramite la mail curvagislinberti@gmail.com. In attesa di capire se ci sarà una maggiore disponibilità di ticket per il settore giallo-blu, notizia che verrà prontamente comunicata sui canali social di Trentino Volley, chi volesse comunque garantirsi un posto in finale può farlo in maniera autonoma, riservandosene uno all'interno dell'arena attraverso il sito della CEV. Chiudiamo la parte dedicata alla Superlega, alla Champions League Trentino Volley, e lo facciamo. Sapete che al termine di questa diretta ci sarà comunque una sintesi di gara 2, ma il nostro Claudio Zancan ha raccolto in un video i momenti più salienti di quella che è stata la partita di Pasquetta. E con queste immagini di stacco andiamo a parlare di Serie B. Ne approfitto della presenza di Andrea anche per ringraziare la collaborazione con Sport Trentino, che ci permette di entrare anche nei palazzetti, sui campi di Serie B. Quattro, lo abbiamo ripetuto più volte, le società trentine che militano in questo girone C. Andrea, come sta andando? Abbiamo soprattutto un Lagaris che non vedremo l'anno prossimo. Beh, Lagaris sì, credo che fossero consapevoli anche loro delle grosse difficoltà a cui sarebbero andati incontro. Oltretutto la B è un campionato abbastanza strano, nel senso che il suo livello può cambiare tantissimo di stagione in stagione. È un po' da intercapedine fra la Serie A3 e i campionati regionali, e quindi si trovano squadre fortissime come quelle davanti, che hanno tantissimi giocatori che hanno giocato in Serie A2, in taluni casi addirittura in A1, e squadre magari in fondo che sono giovanissime o con giocatori che hanno giocato in Serie C, per cui questo mix cambia tantissimo di volta in volta. Credo che quattro squadre siano forse tante, nel senso che sono campionati difficili da affrontare, e la figura migliore l'ha fatta sicuramente l'Unitrento, nonostante gli infortuni, perché è stata una squadra che è stata privata di tantissime pedine chiave, in particolare di Parolari, che era il giocatore più importante, per tantissime giornate, e continua a fare a meno di giocatori, perché oltre agli infortuni ci sono anche le convocazioni delle nazionali e ci sono anche i casi non isolatissimi in cui Lorenzetti utilizza qualche giocatore di Francesco Conci per la prima squadra. Quindi è una squadra in cui veramente escono continuamente giocatori. Credo che se fosse stata al completo sarebbe lì a giocarsi i playoff, o magari li avrebbe anche già conquistati. E loro devono recuperare questi 4 punti da Ongina, però il calendario non è dalla loro parte, nel senso che anche per queste difficoltà che loro hanno nel mettere in campo sempre il sestetto migliore, però ci possono provare, questo di sicuro. Il Bolgher è a un passo praticamente dalla salvezza, gli manca un punto, e poi bisognerà vedere cosa avviene alle sue spalle. Però ecco, qui vediamo la classifica, appunto. L'Unitrento, scusate, ha un punto da Ongina, era a 4 prima dello scontro diretto, che ha vinto per 3-0 la settimana scorsa. Ha un punto, ma un calendario peggiore rispetto a Ongina, e appunto deve fare fronte a questo tipo di difficoltà. Il Bolgher è quasi salvo, come vediamo dai riscontri numerici. Deve fare la corsa sulla terz'ultima, che è l'Argentario Calisio, con 2 giornate al termine, 5 punti di vantaggio, ne manca uno.
Ricordiamo che in tutti i campionati di Serie B, se non si vantano almeno due punti di margine, se la quart'ultima non vanta almeno due punti di margine sulla terz'ultima, si gioca comunque lo spareggio. Quindi teoricamente il Bologna potrebbe ancora essere risucchiato in qualche spareggio. A giocare a suo vantaggio sta il fatto che comunque ha molte squadre dietro, quindi è molto difficile che si trovi anche con meno punti di vantaggio rispetto a quelli che adesso in quart'ultima posizione. E l'Argentario invece deve cercare di dare tutto nelle ultime giornate, e le deve giocare tutte e due in trasferta, quindi è un calendario molto molto complicato, però abbiamo visto che è riuscito anche a vincere in trasferta in casa del Cazzago, e quindi visto che lo ha fatto lì, probabilmente con le motivazioni adeguate, la squadra di Taborda può ancora sicuramente provare a salvarsi, anche se l'impresa è abbastanza complicata. Ecco, la Serie B si è fermata ovviamente per questo fine settimana pasquale, si torna in campo il prossimo fine settimana, andiamo a vedere anche quali sono i match che attendono le nostre formazioni, tutte in trasferta tra l'altro. Sì, infatti, l'Unitrento gioca con Mantova, che credo sia matematicamente certa della promozione, però ci terrà a mantenere il proprio campo imbattuto, e quindi dubito che faccia dei regali alla squadra di Francesco Conci. L'Argentario gioca un match salvezza con Crema, e quindi sarà fondamentale almeno vincere da due se non da tre, altrimenti il cammino diventa molto complicato. Cazzago, che è un'altra delle squadre pericolanti, gioca in casa col Caselle, che ha praticamente terminato la propria stagione perché è comodamente a metà classifica. Lo stesso si dicasi di Valtrompia e di Lagaris, che sono due squadre che non hanno più niente da chiedere a questa stagione se non divertirsi e magari fare giocare i giocatori che hanno avuto meno opportunità durante la stagione. Grassobbio e Ongina sono, Grassobbio già sicuramente salva, Ongina invece è in lotta, come abbiamo visto, con l'Unitrento, quindi giocherà il tutto per tutto. Qui bisogna vedere se Ongina recupererà i propri due laterali, visto che è già un mese che gioca senza i due schiacciatori, e i risultati lo dimostrano, perché comunque ha perso tutto il vantaggio che aveva sull'Unitrento. Si augurava l'allenatore di poterli recuperare in questa pausa pasquale, vediamo insomma se sarà riuscito o no. E poi appunto Bolgar, che gioca col Cavaillon, che è un avversario storico col quale anche l'anno scorso ha dato vita a grandi battaglie. Credo che se riuscisse a portare via anche un solo punto, quindi anche la sconfitta per 3-2, possa essere matematicamente certo di iscriversi anche l'anno prossimo alla Serie B maschile. Ecco, il Bolgar era quella che era partita forse con più ambizioni in questa stagione. Ma non quelle dell'anno scorso, quantomeno sapeva insomma di essersi indebolito rispetto all'anno precedente. Il problema del Bolgar è stato ovviamente che dopo quattro giornate ha perso l'apporto di Mirko Cristofaletti, che era il giocatore fondamentale di questa squadra. Senza di lui sono cambiate radicalmente le prospettive, ha dovuto pensare solo ed unicamente a salvarsi, e non è un caso che abbia ritrovato la quadra quando è ritornata sul mercato, riportando a casa Filippo Boesso, che è rientrato all'inizio del girone di ritorno, e quando ha preso Maniero. Quindi praticamente due giocatori su palla alta di tre, su tre sono diversi rispetto a quelli di inizio stagione. Senza di loro credo che sarebbe stato molto difficile conquistare la salvezza. Vedremo come andrà a finire, ce lo racconterà Andrea con il suo collaboratore Paolo Trentini. Grazie anche a Sport Trentino, grazie ad Andrea per essere stato qui anche questa sera. Grazie a voi. Noi ci sentiremo ovviamente anche per quanto riguarda la Superlega e per la finale di Champions League. Appuntamento lunedì prossimo, torniamo in onda regolarmente lunedì sera alle 21 qui su RTTR. Sicuramente vi racconteremo gara 3, speriamo non gara 4, perché vorrà dire che Trento sarà già in finale. In ogni caso noi ci vediamo qui, e adesso invece ci rivediamo la sintesi di gara 2 contro Civitanova, la partita della giornata di Pasquetta. Buona settimana a tutti.